Gnudi, burro e salvia, una ricetta della nostra tradizione. Un minuto e si fa. Lista della spesa: gli spinaci, la ricotta, le uova, la noce moscata, sale e pepe, un po' di farina, parmigiano grattugiato, burro e salvia. Cominciamo! Siccome io oggi sono pigra, ho scelto quelli surgelati. Così non lavo e non pulisco. La genialata è aggiungerci le bietole, gli daranno un sapore più morbido e dolce. Li scoliamo e poi si fanno intiepidire, a meno che non siate dei pompieri. Strizzare a morte gli spinaci. Meno acqua c'è e più rimangono compatti. E con questo coltellino tritare. Gli ingredienti sono pochi, ma devono essere molto equilibrati, perché questi sono gli gnudi. La quantità di uova varia. Noi per 1,4 kg ne abbiamo usate 6. La noce moscata, macinatina di pepe fresco e un po' di formaggio grattugiato. Li potete condire come vi pare, come venga con burro e salvia non ce n'è. Gli fate questo movimento. Qualcuno li chiama malfatti, strozzapreti, che vi sembra malfatti. Questo è anche un modo furbo per far mangiare la verdura ai bambini, ma anche ai grandi.